Buongiorno ragazzi, qui è già pomeriggio, stamattina abbiamo fatto il check out dalla nostra stanza di hotel dove siamo stati circa una settimana qui a Balikpapan, abbiamo lasciato là gli zainoni e adesso siamo un po' girovaghi, stiamo fondamentalmente aspettando di partire stanotte con la mega nave Pelni. Un'avventura che abbiamo già affrontato, un'avventura bella tosta. Adesso siamo un pochino più preparati per affrontare questa cosa. Vediamo come andrà. Adesso vi facciamo vedere che cosa abbiamo comprato, come ci siamo preparati per affrontare la traversata che ci porterà da Balikpapan, dove ci troviamo adesso, sull'isola del Kalimantan del Borneo, fino a Giava. Quindi Giava è sicuramente l'isola più conosciuta dell'Indonesia, forse dopo Bali, dove c'è l'attuale capitale. Lasciamo quindi il luogo dove ci sarà la futura capitale d'Indonesia per raggiungere invece quello dove c'è l'attuale capitale. Però ecco, prima di arrivare lì dobbiamo affrontare una bella nottata o forse due. Al porto dovrebbero essere una ventina di minuti circa. Abbiamo guardato su internet, abbiamo trovato un sito che ti dice esattamente dov'è la barca, perché non parte da qui ma arriva qui e dovrebbe essere accecato anche là. Come? È accecato con un capello. Scusa. Dovrebbe essere circa un paio d'ore da Balikpapan. Quindi noi adesso andiamo al porto così siamo sicuri e tranquilli di riuscire a prenderla. Atmosfera sempre molto indiana qui fuori dal porto, sono tutti sdraiati, adesso andiamo a cercare di capire come trasformare il nostro biglietto, che è un e-ticket che abbiamo fatto online, in un biglietto cartaceo, perché poi ci servirà. Siamo venuti direttamente al bancone della Pelni. You speak English? Yes. Indonesia? Sedikit, sedikit. Sedikit. I know. I like Ronaldo. Ronaldo, Messi. Ronaldo e Messi. Hey. Ok, your name. Ok, perfect. A posto ragazzi, abbiamo il biglietto cartaceo in mano, quello con tutti i pasti che si possono fare direttamente sulla nave, quindi saremo a posto per quanto riguarda i pasti, ma ci siamo permessi di aggiungere qualcosina, anche perché i pasti non è che siano proprio il massimo, cioè mangeremo qualcosa, però siamo portati da casa, una bella parmigianella, la schiscetta e la pasta fatta in casa. Mi piacerebbe, i noodles, eccolo là. Noodles in scatola, questo sarà un altro sostentamento per i prossimi giorni, perché ci vogliono un bel po' di giorni. Abbiamo il tè anche che possiamo fare. Un caffè, tè, biscotti e gli immancabili cracker salati. Oh, l'unica sì, cosa salata dall'Indonesia. Abbiamo addirittura del formaggino, perché vi ricordate quando abbiamo fatto il giro dentro il mini market con tutti quei formaggini dicendo questi li tengono addirittura fuori dal frigo, ah chissà. Chiaramente l'abbiamo comprato. Ecco, il formaggino di formaggio, quindi con i cracker faremo un bel aperitivino vista mare sulla nostra barchetta. Siamo stati verificati ragazzi. Ci hanno timbrato verificati, credo che fosse ai tempi delle discoteche a Riccione che non avevo un timbro sulla mano. Ora siamo nella sala d'attesa e la nave si vede là in lontananza. Ci siamo, l'hanno chiamata, adesso tutti quanti sono pronti a salire. Organizzazione impeccabile stavolta. Aspetta, non si esce da qua. Dall'altra parte. Ecco. Però ecco, ci hanno tenuto qui finché non hanno scaricato completamente la nave da persone, materiali e tutto quanto, e adesso tocca a noi entrare, quindi dovrebbe essere un pochino più ordinato rispetto all'ultima volta. Tutto questo a mezzanotte e 36, quindi forse siamo anche in orario. Imbarco stile aereo. Ma che nave abbiamo preso l'altra volta? Ma che cos'era? Cioè tutta la gente che correva, si lanciava sulla scaletta, cioè, si agitava. Guarda qua! Con l'aria condizionata qua dentro. Ci siamo. Che precisione e che silenzio. Siamo appena saliti, quindi non voglio parlare troppo presto, ma già come prima impressione molto meglio rispetto alla precedente. Nessun attacco di panico in questo caso.
perché c'è un decimo della gente che c'era l'altra volta. Minimo un decimo. I corridoi sono praticamente liberi, non c'è quasi nessuno. Noi abbiamo trovato già i nostri posti che erano subito all'ingresso, senza resto, senza spingere. Erano pure liberi. Cioè, abbiamo i nostri posti qui, uno attaccato all'altro. Il 3 e il 4. Sotto il televisore, con la partita di calcio. Questa dovrebbe essere l'unica cosa un po' così. Buona. Siamo al piano alto, sì. Infatti siamo quasi all'esterno, cioè si vede fuori, adesso è buio però c'è la finestra, possiamo guardare fuori. Molto bene. Mi sembra un'esperienza completamente diversa dalla Non vedo nessun essere. Però aspetta, dietro. Non vedo esseri. Non vedo esseri. E addirittura là ci sono tutta la charging station per ricaricare cellulare e tutto quanto, ce l'abbiamo qua vicino. È tutta un'altra esperienza stavolta. Comunque ragazzi, noi siamo sconvolti. Ma che tranquillità. Ma vi ricordate quella scena all'ingresso della Pelni l'ultima volta? Io me la ricordo bene. Quell'altra ci ha detto, qua c'è il casino, l'inferno, ma c'è anche un sacco di cibo, un sacco di persone che vendono roba, pesce, riso, eccetera eccetera. È il delirio. Dimenticabile, è un'altra barca questa, un altro viaggio. Allora, qui ci sono, c'è la mappa. Sono 9 piani, anzi l'ultimo è il nono più in alto dove ci sono le scialuppe. Noi siamo al sesto, quindi siamo in quello fuori. Esterno è il primo. Qua sopra c'è la caffetteria, c'è la moschea, c'è l'ospedale. Ci sono le informazioni, insomma, una bella barcona, bella grossa, sì. Luna in punto, stanno suonando le campane. Le campane! Si parte in perfetto orario! Siamo partiti ragazzi praticamente in orario, salutiamo il Kalimantan. Si trovano ogni giorno a difendere le proprie tradizioni, in mezzo alla modernità che avanza e che raggiunge anche questo piccolo angolo di mondo. Tecniche avanzate di registrazione audio, sotto il sacco a pelo infilato così. D'altronde non c'era altro modo. Visto che si è fatto una certa ora, direi che il tour della barca lo facciamo domani mattina, quindi adesso andiamo a dormire. Buonanotte. Si procede velocissimi stamattina a prendere la colazione. Stamattina ci siamo svegliati, buttati giù dal letto, i vicini ci hanno detto andate a prendere la colazione, andate a prendere la colazione. Noi siamo già belli carichi. C'è un posticino in fondo alla nave, tipo caffetteria, però è libera, quindi puoi venire qua con le cose che abbiamo preso giù per la colazione, sederti qua e guardare l'infinito da questo lato mentre si fa colazione. Oh, una bella Gran colazione bel stamattina abbiamo sulla barca. La colazione è quella che è, chiaramente riso, uovo e frittura. Chissà che. È questo. È il lattino col cioccolato. Giornata bella grigia stamattina, siamo sotto questa nuvolona e anche il mare sembra dello stesso colore del cielo. L'altra volta in tanti ci avete chiesto cosa fosse la pallina, ecco svelato il mistero, è un uovo bollito, fritto, disidratato, non si capisce la cottura. È un po' secco il tutto, andrebbe bagnato con ottima salsa della muerte. Piccantissimo. Però, ecco, ci teniamo il secco, forse è meglio. Il vero mistero di stamattina è questo, che l'altra volta non c'era, questa frittella di cui non si sa gli ingredienti, non si sa cosa c'è dentro. Ma soprattutto c'è lui, il forchiaio, o il cucchetta. La forchetta. Insomma, abbiamo trovato il nostro posto preferito sulla nave, senza nessun dubbio. Prima notte comunque ragazzi in passata, io darei un bel voto, un bel 7. Non c'erano esserini. Non c'erano gli esserini stavolta, assolutamente nessun esserino, solo la televisione ci ha svegliato un po' a un certo punto perché c'era una telecronaca tipo dalla brasiliana. E noi sotto la televisione ad altissimo volume, vabbè, l'unica cosa. Poi non è partita neanche la moschea stavolta. O almeno, noi non l'abbiamo sentita. Poi magari eravamo talmente stanchi che non l'abbiamo sentita, però non è partita. Ogni ora però suona una campana. Sembra il campanile, tipo. Vabbè, e niente, quindi molto bene. Anche il materasso comodo. Ah, ragazzi, sta nave non ha niente a che vedere. C'era di lusso, ragazzi, sì, stavolta. Sì, very good. Una cosa, l'altra volta ci aveva detto, ma perché non avete preso le cabine, non mi siete presi la cabina privata? Questa volta non erano neanche disponibili. E mi sa che sono proprio tutte chiuse, sì. Perché la parte della prima classe
base è chiusa, non ti facevano neanche entrare ieri sera, ci hanno fatto tutti salire nella parte dell'economy, quindi quella possibilità questa volta proprio non c'era, ma devo dire che la situazione è molto molto più vivibile, quindi va bene così. Al baretto con vista si vendono un sacco di patatine, croccantini, i famosi Roma, e poi ci sono anche dei pesci che sono qui da un bel po', pollo fritto sia piccantissimo che non, e poi chiaramente i noodles, quelli in scatola. Poi c'è il caffè e là dietro c'è tutto il menù. I prezzi sono abbastanza alti, parliamo proprio di circa il triplo rispetto ai prezzi normali. Noi però ci siamo preparati prima, abbiamo tutto quanto, tè, caffè e vari snack. Scene inedite su questa barca perché stanno ripulendo tutta la parte esterna del ponte, sia da un lato che dall'altro. Barca che ha la parte esterna su tre diverse sezioni. Guarda come stanno lavando tutto il pavimento. E caschetti gialli, guarda al si, lavoro. Si sta trasformando in una costa crociere questa. Costa crociere. Vabbè, adesso non esageriamo, situazione migliore, ma comunque qualche criticità c'è. Stanno pulendo anche il nostro piano e il nostro bagno, molto bene. Mi sa che finalmente dopo diverse ore potrò andare in bagno, non ho avuto il coraggio fino ad ora. Ci provo ragazzi, addirittura provo a fare la doccia. Vediamo com'è la situazione in bagno dopo le pulizie. Eccolo là. Questo è il bagno. Qua dovrebbe esserci le docce. Occupata. Oh. Occupato. Tutto occupato. Ecco la doccia. Dai, c'è un tubo che esce da lì. Vediamo come funziona qua. Ok, tubo con l'acqua. Oggi la pioggia è tosta, però fa un effetto assurdo qui vedere tutto quanto dal mare, il mare nerissimo, come anche le nuvole, poi questi squarci più chiari e anche l'acqua che quando passiamo noi diventa più blu scuro, tutto il resto invece rimane grigio e nero. Stavamo guardando sul GPS dove siamo arrivati, siamo quasi alla punta più estrema del Kalimantan meridionale, quindi tra poche ore lasceremo definitivamente questa regione dell'Indonesia per buttarci nel Mar di Giava, quindi mare aperto, non avremo più il segnale, non avremo più campo, e arrivare poi a Surabaya tra 18 ore circa. Circa 30 ore su una barca se non mangiare. Questo è il lunch box, cioè il pasto che viene servito sulla Pelni. Oggi abbiamo pollo, salsicce, verdure e riso. No, somiglia molto alla colazione, è cambiato solo l'uovo. Però c'è il verdurino, Però c'è il verdurino, verdurino apprezzato. Ci sono tre supermarket in tutta la nave e questo è sicuramente quello più tamarro. È quello vicino a noi con la musica e vende solo gelati. Si muove un po', eh? La nave comunque adesso è in mare aperto, mi sa, quindi ci si muove molto di più. Qua siamo arrivati in fondo e si vedono tutti i container qua davanti, quindi tutta una parte di questa enorme nave è dedicata al trasporto della merce. Dietro l'oblò unto bisunto si intravede la chiatta con sopra il carbone. È incredibile pensare che lo trasportano anche via mare, cioè sul fiume lo capivamo anche, ma qua lo vedi arrivare via mare con le onde, comunque lì appoggiato, accatastato, così si fa dei viaggi di giorni e giorni. L'altra volta c'era così tanto casino che non ce ne eravamo resi conto, ma direttamente dal ponte principale si può entrare nella moschea, che è questa, si accede da questo mega portone, lasciamo il sandaletti fuori, e questa è la moschea.
che all'interno, tutta su toni del verde, tra l'altro uno stanzone veramente grande, molto grande. E qua in mezzo c'è tutta questa parte, si vede fuori, e qui è indicata addirittura la posizione della Mecca, che su una nave non è per niente scontata. Momento biscottini Roma e caffè. Meno male che su sta nave stiamo solo 30 ore, altrimenti credo scenderemmo rotolando, perché tra fare il pisolino e mangiare non stiamo facendo altro. Invece la maggiore attività che viene fatta da tutti gli altri passeggeri è fumare. L'abbiamo già parlato varie volte, qui in Indonesia fumano tantissime persone, credo l'80% dei passeggeri fumi, quindi tu esci e sono tutti lì che fumano, complice il fatto che le sigarette costano davvero pochissimo. Un pacchetto di sigarette costa all'incirca 2 euro. Un tiepido tramonto all'orizzonte, questo è l'unico momento in cui vediamo un qualche raggio di sole, il cielo si sta colorando di rosso e arancione. Sono le 5:30 e sta per finire un'altra giornata qui sulla nave Pelli. Sto tenendo la GoPro fuori dalla nave, mi sta venendo un po' paura perché davanti vedo questo blu profondissimo del mare. Ormai siamo qui da un bel po' di ore, però devo dire che sta andando tutto bene, siamo tranquilli, stiamo lavorando un po'. Alla fine stare su queste barche, cosa che abbiamo fatto tantissimo nell'ultimo periodo, tra il Kalimantan e Sulawesi anche, ti obbliga a fermarti, quindi non puoi fare nulla, non c'è la connessione internet, sei staccato da tutto, quindi l'unica cosa che fai è ti vivi il momento, ti organizzi per i passi successivi. È un po' una sorta di meditazione, diciamo, possiamo vederlo così, soprattutto quando le condizioni non sono così male come in questo caso. L'altra volta, ragazzi, meditazione l'abbiamo proprio fatta perché era il delirio più totale. Ovviamente ho fatto tutta la clip, tutto il discorso, mi sono accorta solo alla fine che si era bagnata la GoPro e quindi ho una gocciolona durante tutto il video sulla faccia. Al piano 5 c'è un altro barettino e ci sono anche tutte le cucine. Infatti la ragazza è nella cucina e l'ho. E lì si vede tutto quanto. È lì che si fa la magia. La magia. La magia. Anche là, sei simpatica oggi. E ci hanno invitato a dare un'occhiata nelle cucine. È qui che si crea la magia del cibo che viene servito sulla nave. Ah, però, qua abbiamo banane che vengono fritte. Cavolo. Very good. Hello. Yes. Italy. Italy. Qui abbiamo lo chef che sta facendo le banane fritte. Chef? You're the chef? Very good. Thank you very much. Appena fritta fresca. Very good. Che cos'è questo? Non lo so, pensavo fosse la banana, ma no. Non abbiamo capito. È buonissimo. Oh. È il frutto del pane. È un frutto molto grosso che viene tagliato, si fa fette e poi si frigge. So good. E proprio fuori dalla cucina c'è tutta una sezione che non avevamo ancora mai visto. Questo è il livello pro, perché sono addirittura letti a castello. Ci siamo persi la cena, ragazzi, siamo arrivati tardi alla cena, sono le 6 spaccate. Che ore sono? Le 6:25. Siamo arrivati tardi, qui fanno tutti gli annunci in indonesiano, per cui tu devi un po' capire quando la gente si muove, vedi che parte, allora devi intuire che c'è la cena. Noi ci siamo persi un po' al quinto piano. Che peccato! Vabbè, comunque siamo magnati a patatine, che non erano patatine, breadfruit, madonna mia quanto era buono, ma veramente, proprio sostituto e perfetto delle patate. Comunque, a parte questo, ci faremo i nostri noodles in scatola. Scatola, che abbiamo portato, vabbè. Che peccato. Ti dispiace? Che peccato. Non sapremo mai cos'è la cena stasera. Riso. Chiudiamo questa giornata di viaggio, che è stata un viaggio nel viaggio, un viaggio anche gourmet. E chiudiamo con questi bellissimi noodles con delle palline misteriose.
Eccole qua. Ragazzi, era dai tempi dell'oratorio che non vedevo tutta questa gente unita per guardare una partita, perché noi siamo vicini alla televisione e stasera abbiamo l'Indonesia che gioca contro la Cina, quindi siamo tutti qua a guardare la partita. Penso che quasi tutta la nave sia qua stasera. Tutti a guardare, tra l'altro una qualità pessima, che è proprio una pessima qualità. No, ha segnato la Cina. Un momento di tristezza per tutti quanti. Cina. 2-0. Cominciano ad andarsene le persone. Che tristezza. A un passo dal gol. Primo tempo finito, sono spariti tutti, sono andati tutti, vedremo chi torna e chi invece sconsolato neanche ci riprova. Momento Inception, montare un video su una barca mentre sei su una barca. Oddio, è vero. Accorciate le distanze, manca 5 minuti. È finita, sconfitta. Se ne vanno tutti. Buongiorno dalla nave, ci siamo quasi arrivati ragazzi, cotti, cottissimi, sono le 5:50, 5:50, siamo svegli da 3 ore, perché alle 2:30 hanno deciso tutti di svegliarsi, andare a fare la doccia, un casino, sembrava alle 10 di mattina, insomma, un caos, l'unico che non abbiamo neanche capito il motivo, perché appunto sono le 5:50, in realtà sono le 4:50 su Surabaya, perché abbiamo scoperto che è anche un'ora indietro, quindi ancora più presto. Qui abbiamo visto l'alba, nel frattempo sta ancora sorgendo il sole, questi orari sono improponibili. È un vero peccato perché stanotte si dormiva veramente bene, si è rotta probabilmente l'antenna della televisione o l'hanno staccata, finita la partita, quindi la TV non c'era, tutti crollati, forse un po' tristi per la partita, non lo so perché in realtà sembravano tutti allegri comunque, anche se l'Indonesia ieri ha perso. E quindi si stava proprio da Dio, per cui quando mi sono svegliata per il rumore pensavo fossero le 6 di mattina, ho detto ah, se sei andata la nottata, forse l'ora 2:40. Incredibile. Se c'è una cosa che dagli indonesiani io devo assolutamente imparare è svegliarsi e essere allegri. Questa cosa credo mi manchi, probabilmente questo video, questi clip io li sto facendo, ma in realtà me li dimenticherò perché sto ancora dormendo in realtà. Sono fuori di testa qua, veramente. Buongiorno. Come fanno? Non lo so, sono caricati, dormono, a molla, non lo so. Fumano come dei turchi, bevono caffè a non finire, sono sempre felici e vivi. Sì. Ma com'è possibile? Di mattina queste tre ragazze stanno facendo delle live su Instagram probabilmente. Hello, selamat pagi. Persino il sole si sveglia dopo gli indonesiani. Siamo quasi arrivati, ma quasi fanno lavori di manutenzione mentre andiamo. Siamo all'uscita, la struttura è questa, c'è solo una corda qua a salvarti, aspetta che per questo era un pochino più in qua. C'è il signor Porter, ecco, ci siamo quasi.
Il ragazzo prima ha detto it's crazy, sì, bro. Terra! Siamo usciti da Porto. Questa è la gente pronta qui, ore. Attenzione, ci vogliono portare in giro. Ore 7:15. Ragazzi, il porto di Surabaya ci ricorda che il grande progetto si è completato, è compiuto. Non era così scontato. Ecco, non hai le parole ancora. Non so se mi vengono tutte le parole stamattina. E quindi da Sulawesi, poi al nord del Borneo in Malesia, poi siamo passati in Kalimantan in Indonesia, poi tutte queste milioni di barche su barche, trasporti via acquea. E tutto il progetto era proprio poi arrivare alla fine a Java, ed è compiuto. Stiamo camminando su Java, ragazzi. Adesso sentiamo ancora un po' il movimento, ma stiamo camminando. Sì. La signora ci sta dando un po' di informazioni su come muoverci. Allora, da qua l'autobus non si ferma, dobbiamo andare alla prossima fermata un pochino più avanti. Però ecco, qua si chiacchiera. Sì. Guarda che cicciarata. Sì, stiamo chiacchierando, signore di Flores. Mi sta dando indicazioni. Prossima volta, Flores. Next time. Okay. Thank you very much. Okay. Foto. Ancora. Satu, dua, tiga. Alle 7:10 in piazza ci sono già tutte le signore che danzano. Very good, hello! Selamat pagi! Pagi! Hello! Bellina la città, ragazzi, bellissimo impatto, devo dire. A questo punto è ufficiale, ragazzi, credo che i geni degli indonesiani vadano studiati e esportati in tutto il mondo, perché sono incredibili! Fare le trasfusioni, Angela! Questa è la zona della colazione con tutti i banchetti, qua vendono fritti e tanti paninotti così. C'è anche la signora che frigge le banane direttamente per terra sul marciapiede. Hello. E qua invece, ah, questo è buono, è nasi champur. I vantaggi di essere in giro presto al mattino, vedi tutte queste scene, qui vendono la frutta dal motorino. Trova tutte le casse di frutta dietro, la bilancia qua davanti con i pesi e le vende qui tutte le signorine prima di andare al lavoro, mentre la passione. Siamo venuti a prendere il caffè stamattina dal signore del banchetto, proprio qua lato strada. Ragazzi, ottime sensazioni su Surabaya. Sì, ottime sensazioni. La prima camminata che abbiamo fatto già ci è piaciuta molto come città. Molto meglio, devo dire, delle città che abbiamo visto finora nel Kalimantan, quindi grandi aspettative. Italia, yes. Infatti prima stavo passando, poi ho visto il signore, ho detto dobbiamo fermare qua col signore e prendere il caffettino. Italia. Ok, Wakasi. Andrea Pirlo. Inizia l'elenco dei calciatori. Non sembrano convintissimi, signori. Mario Compesmati. Mario Balotelli? No. Bene, ragazzi, adesso siamo arrivati di fronte all'hotel dove staremo stanotte. Siamo già a un bagno di sudore, abbiamo bisogno di una doccia. Speriamo che si aprano la doccia. Così solo la doccia. Va bene, ragazzi, noi però ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciateci anche un bel like e un commento. Batteria scarica. Alla prossima! Ciao!